Appunto, abbiamo un centro di proprietà nostra dove svolgiamo un lavoro prettamente dedicato a quella che è l'attività giovanile, quindi si parte dai piccoli che hanno 4 anni fino ad avere la squadra più grande, che è gli allievi under 16, che sono gestiti proprio dal mister. Diciamo è una società che negli anni ci ha dato più di qualche soddisfazione, perché grazie insomma, al lavoro di tutti siamo riusciti a inserire più di qualche ragazzo nel mondo professionistico, che è quello che un pochettino noi ci diamo come obiettivo. Detto questo, niente, proseguiamo la nostra attività con impegno, dando la possibilità, ecco, appunto, a molti ragazzi di avvicinarsi a questo splendido sport. Grazie Alessandro. Io voglio dire, lui e il fratello sono stati degli ottimi giocatori. E noi, Lino, tu te ricordi i fratelli Ambrosi? Quando giocavamo noi non si ricorda nessuno. E loro invece hanno dato e hanno dato lustro pure ai nostri colori sociali, perché... Col Ceccano? Mio fratello, sì. Il fratello e il portiere. Il portiere e il fratello e ha giocato anche a Ceccano. Quindi loro hanno avuto modo di portare alto i colori della nostra, diciamo, ciociaria, anche se sono di Fiuggi, però la ciociaria è sempre ciociaria. Fiuggi, dai, ciociaria. Cioè, volevo chiederti, non te l'ho mai chiesto, ma di che squadra sei te? Io Juventino. Annaggia, caro Lino. Come Lino? Vabbè, no, poverino no, perché sono primo in classifica. Allora, io concluderei questa piccola con la presentazione, i nomi di questi tre ragazzi. Uno è Alessandro, portiere. Una curiosità, ma Laura, scusa, il microfono ad Alessandro. Ma Frosinone Juventus, chi è di fato? No, Juventus, ragazzi, sarei bugiardo di Frosinone. Bravo, bravissimo. Allora, io vorrei dire, ecco, i nomi di questi tre ragazzi, c'è cioè il portiere, il